dubbi, perplessità ma anche entusiasmo per la possibilità di avere in busta paga la metà della propria liquidazione per almeno 3 anni. Un provvedimento che sicuramente potrebbe dare una spinta ai consumi stagnanti del nostro paese. Mediamente con uno stipendio di 1.300 euro netti al mese si potrebbero avere 140 euro in più al mese da poter spendere. Una delle poche indicazioni sicure finora arrivate è la possibilità di libera scelta da parte del lavoratore. Ma quali sono gli ostacoli da superare? In primo luogo c'è la questione aziendale. I soldi del TFR sono di proprietà dei lavoratori, ma vengono normalmente utilizzati dalle imprese per finanziare le proprie attività e restituirli al dipendente all'uscita dall'azienda. Avanza l'ipotesi che a coprire le aziende potrebbero essere le banche, che anticiperebbero questi soldi nelle buste paga dei lavoratori. Gli istituti di credito sarebbero così chiamati ad anticipare fino ad un massimo di 11 miliardi nel solo 2014. Una cifra ingente. Per questo motivo le banche chiedono garanzie al governo per quelle imprese fragili sui tempi di rimborso in caso di fallimento delle stesse aziende. Altro quesito da sciogliere è quello legato alla tassazione. La liquidazione, una volta andata in pensione, ha una tassazione molto bassa, mentre i soldi anticipati del TFR avrebbero un'imposizione fiscale più elevata. Inoltre aumenterebbe l'imponibile IRPEF nella dichiarazione dei redditi, con il rischio di veder svanire possibili detrazioni, e aumentare l'indicatore ISEE utilizzato per ottenere prestazioni sociali come mense, trasporti e asili nido. Sul piede di guerra anche i fondi pensione, che proprio oggi hanno sottolineato come nei primi 8 mesi del 2014 hanno avuto un rendimento medio del 5,05%. I lavoratori che hanno già deciso di girare la propria liquidazione alla previdenza complementare, cosa dovranno fare? Il rischio reale è di vedere una fuga dai fondi pensione che faticosamente in questi anni avevano raggiunto una discreta diffusione tra i lavoratori per avere subito i soldi in busta paga. Infine, sicuramente più denaro alla fine del mese potrà aiutare il lavoratore e la propria famiglia in un momento di crisi, ma utilizzare subito il 50% della propria liquidazione rischia di vedere lo stesso lavoratore in difficoltà alla fine della propria attività lavorativa, con una pensione bassa e una liquidazione minima.